Duomo gremito e palloncini in cielo per l'ultimo saluto a Pierpaolo Panzeri, ucciso a coltellate nella sua abitazione. Derubati e minacciati da una baby gang al Pincio e al Poderino di Fano, la polizia arresta un 18enne, i due complici sono indagati dalla procura del tribunale per i minorenni di Ancona. Tre incursioni in 8 giorni, il centro gas gas nel mirino dei vandali, il comune di Fano ha sporto denuncia, sono azioni spregevoli, ha commentato l'assessore Tinti, fa male al cuore vedere colpito un luogo simbolo per l'infanzia e l'adolescenza. Alluvione, erogati 22,5 milioni di euro a 16 comuni dell'Anconetano e del Pesarese per i primi ristori a famiglie e imprese. Realizzare un tracciato più a valle è la proposta emersa a Cagli durante un incontro organizzato dall'UDC sulla strada della Contessa, disagio in vista a causa dei lavori sul viadotto Galleria. 42 alunni e 5 maestre per consolidare le tradizioni della propria terra, inaugurata a San Lazzaro di Fano, una scuola di lingua albanese per ragazzi nati in Italia. La grande spaghettata è pronta ad invadere le vie di Mondolfo, confermata la formula che unisce la gastronomia ad una serie di discipline sportive in favore della solidarietà. Il sindaco di Fano Massimo Seri torna a Primo Cittadino questa sera dopo il telegiornale, la nuova puntata in diretta negli studi di Fano TV. Lunedì 20 marzo, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con i funerali di Pierpaolo Panzeri. Centinaia le persone che in Duomo hanno dato l'ultimo saluto al giovane ucciso a coltellate nella sua abitazione. Intanto il reo confesso Alessandrini ha rivelato ai giudici che era pronto a uccidere ancora. Le campane del Duomo di Pesaro hanno suonato a lutto sabato scorso. Durante l'ingresso della bara di Pierpaolo Panzeri, il 27enne ucciso con 15 coltellate nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. Centinaia le persone che hanno dato l'ultimo saluto al giovane amante della musica e della poesia. Molti gli amici che tenevano in mano una rosa bianca e tanti coloro che hanno scritto un pensiero sul libretto davanti alla chiesa. Sull'altare invece è salita la cugina di Pierpaolo. Viviamo in un mondo diverso da quello che ci aspettavamo, un mondo in cui non c'è rispetto verso chi c'è sempre, ha detto, un mondo in cui non puoi dare più il tuo cuore a una persona perché vieni ripagato così. Pier è sempre stato un ragazzo dall'animo buono, aveva sogni e obiettivi. Se lui potesse dirci qualcosa, direbbe di continuare a essere felici, continuare a sorridere, a stare vicini e di volerci ancora più bene di prima. Direbbe di suonare e cantare fino allo sfinimento, perché la musica era uno dei suoi rifugi preferiti. Direbbe di piangere, urlare e di scrivere ciò che sentiamo, come anche lui faceva perché sapevate che amava scrivere poesie. Appunto per questo mi piacerebbe leggere una cosa che Pier ha scritto. Dice: troppo sarà forse detto dopo la mia morte. Coperto di terra sputeranno inconsci parole, senza potermi esporre realtà che io, lasciando illudere i soli confusi di un qualcosa che mai potranno avere, lanciando invidia e gelosia. Ci penserà la stessa vita a farvi tacere, uscendo di scena con eleganza e cortesia. Grazie Pier per quello che ci hai lasciato, e non parlo solo delle tue poesie, ma anche del tuo sorriso, dei tuoi bellissimi occhi, del tuo cuore buono e della tua passione che mettevi in tutte le cose che facevi e che avevi. Ti ricorderemo e ti guarderemo per sempre in tutti noi, ogni giorno, ricordando la persona meravigliosa che eri. Ti vogliamo bene Pier, la tua famiglia e i tuoi amici. Presente al rito funebre anche il sindaco Matteo Ricci. Pesaro ha salutato Pierpaolo e si è stretta attorno alla sua famiglia, ha scritto il Primo Cittadino in un post pubblicato sui social. Il dolore è grande, ha aggiunto, e le lacrime non si fermano di fronte a una tragedia così tanto atroce quanto inspiegabile. Mi unisco al grande abbraccio della nostra comunità, a mamma Laura, a papà Pietro, al fratello Gianmarco e ai tanti amici che hanno riempito il Duomo. Quegli amici che al termine della cerimonia hanno lasciato volare in cielo palloncini bianchi.
Intanto, il reo confesso dell'omicidio Michael Alessandrini ha ribadito di aver ucciso il 27enne per obbedire al volere di Yahweh e di non essersene pentito. Ancora più sconcertanti le parole rilasciate al GIP Antonella Marrone durante l'interrogatorio di venerdì scorso in carcere. Infatti, Alessandrini avrebbe voluto uccidere altri due giovani perché considerati da lui come peccatori, un piano saltato, vista la fuga in Ucraina dopo il delitto di Panzieri. Gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, hanno arrestato per rapina un 18enne di origine nordafricana in esecuzione di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Pesaro. È successo nei giorni scorsi, a seguito delle indagini e dei controlli eseguiti dai poliziotti, che hanno individuato la baby gang che rapinava i propri coetanei, sottraendo portafogli, cellulari e oggetti d'oro, sotto la minaccia di intimidazioni e percosse come spinte contro il muro. Agivano in particolare nella zona del Pincio, ma anche nel quartiere Poderino, vicino alla scuola media Matteo Nuti. Nonostante la paura e le violenze subite, alcune vittime hanno raccontato questi episodi ai genitori e da lì sono scattate le prime denunce. Il 18enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sarebbe ritenuto responsabile di almeno 4 episodi. Ora è a disposizione della magistratura. I due complici minorenni, invece, sono indagati dalla procura del Tribunale per i minori di Ancona. Il centro gioco per bambini e ragazzi GasGas al Poderino di Fano è stato nuovamente preso di mira dai vandali. Allora vediamo che cosa è successo nel servizio di Filippo Pucci. Il centro GasGas di Fano di nuovo nel mirino dei vandali. Con quella di ieri è già la terza incursione, dopo quella delle scorse settimane, quella tra venerdì e sabato, mentre l'ultima, la scorsa notte, all'interno della struttura attrezzata per bambini dai 3 ai 10 anni, che offre attività ludiche e creative e anche uno spazio dedicato alla condivisione tra genitori, all'incontro e alle relazioni. Situata sotto la scuola Nuti, nel quartiere Poderino, questa mattina, sopralluogo dell'assessore Tinti, che è andato a vedere nuovamente la situazione. Sono atti vandalici, ma sono azioni davvero spregevoli, perché tornare qui fa male al cuore vedere tutto in disordine, tutto buttato per aria. Purtroppo anche questa notte c'è stata un'incursione e queste azioni vanno davvero denunciate, non solo alle autorità competenti, e così abbiamo provveduto a fare con il commissariato di polizia, che poi farà i necessari passi per cercare di perseguire questi reati, ma davvero anche all'opinione pubblica, perché queste azioni sono contro uno spazio che è un simbolo per l'infanzia, per l'adolescenza e per il nostro territorio, quindi per tutte le famiglie, soprattutto quelle famiglie vulnerabili che hanno davvero bisogno di spazi, di aggregazioni per i loro figli. Come potete vedere da queste foto, i vandali prima hanno forzato la porta d'ingresso e poi, una volta entrati, hanno rovesciato tutto ciò che hanno trovato nelle stanze, materassi per bambini, giochi, palline e infine, come se non bastasse, hanno fumato tranquillamente e preso il cibo destinato alla merenda per i più piccoli e lo hanno mangiato lasciando disordine e sporco ovunque. Fatti davvero inqualificabili, ma davvero io non la voglio ridurre perché potrebbe essere considerata una ragazzata, perché buttare per aria senza poi tra l'altro rubare nulla, ma rompere, lasciare tutto in giro, però non va ridotta a una semplice ragazzata, ma davvero occorre da una parte un'azione repressiva, anche determinata, forte, ma dall'altra un'operazione invece di prevenzione, un'azione educativa. Faremo, oltre ad adottare accorgimenti deterrenti anche d'accordo con i lavori pubblici per cercare di evitare in futuro ulteriori incursioni, faremo però anche un'azione di tipo appunto di prevenzione e di educazione con l'animazione di strada. Con i nostri operatori e i nostri educatori faremo in modo che questo spazio sia visto per la funzione reale che ricopre e quindi frequentato anche dai ragazzi, come abbiamo fatto per i giardini della Rocca. La struttura di proprietà dei servizi sociali del comune di Fano e gestita dalla Cos Marche rimarrà chiusa per consentire la pulizia e la sistemazione del disordine fino alla giornata di mercoledì 22 marzo. È davvero in questo contesto un luogo, uno spazio che bambini, bambine, ragazzi e ragazze davvero sentono proprio, sentono loro. E quindi ecco, sarebbe importante anche che altri e coloro che sono venuti
con incursioni notturne in questo spazio si rendessero conto davvero con un'opera e con un, accompagnandoli con percorsi di educazione davvero qual è l'importanza e la funzione fondamentale che ha questo spazio per la città. Ci spostiamo nel quartiere di San Lazzaro, dove sabato scorso è stata inaugurata la prima scuola di lingua albanese. Al taglio del nastro c'era per noi Cristiana Guerra. Anche Fano, così come altre città della regione Marche, avrà una scuola di lingua albanese per bambini. Impegnata per la sua realizzazione, l'associazione con sede nel territorio fanese Ilirianet ODV, da sempre promotrice dell'integrazione sociale tra bambini, giovani e famiglie. Sabato scorso l'inaugurazione è avvenuta presso il Cubo di San Lazzaro, alla presenza del sindaco Seri, degli assessori comunali e dei diplomatici dell'ambasciata macedone, del Kosovo e del consolato albanese in Italia. Rimarrà praticamente nella storia, perché è la prima scuola di lingua albanese per i bambini che sono nati dai genitori albanesi e anche così loro hanno la possibilità di imparare la lingua albanese e anche per imparare anche la nostra cultura, le nostre tradizioni. Le lezioni riprendono il sabato prossimo. Le età sono dalle 6 fino a 13-14 e non nego che ci sono arrivate anche le richieste dei adulti, che magari sono due fidanzati, magari uno italiano, l'altro albanese, che lei e lui, in entrambi, vogliono che frequenta la scuola albanese. 42 alunni, 5 maestre per consolidare le tradizioni con la propria terra e mantenere il legame forte tra l'Italia e l'Albania, che affonda le proprie radici nel mare, nella vicinanza geografica e nella fede comune. In tutta l'Italia sono quasi 90 scuole, da Lecce fino ad Asti, Piemonte, mentre qui nelle Marche la prima scuola è stata aperta a Fermo, Porto Sant'Elpidio, Macerata, Tolentino e adesso a Fano. Quindi un grande orgoglio oggi. Sì, è un grande orgoglio perché la nostra storia qui nelle Marche non inizia oggi, ma da tanti secoli. La lingua delle origini è importante perché un bambino che nasce e non conosce la propria origine o la propria lingua delle origini assomiglia a un albero che non ha radici. Se non conosce il passato non imparerà mai il futuro. Un evento storico è un sinonimo di evoluzione culturale, segno di una società sempre più multietnica. Questo significa integrarsi in una comunità, significa essere accoglienti, perché emigrare non significa staccare un ponte con il proprio paese d'origine, significa invece mantenere un ponte, mantenere i legami, mantenere i rapporti culturali, e una comunità, una città che sa integrarsi significa che diventa più ricca. Quando ci si scambia anche elementi culturali, c'è dialogo, una comunità diventa anche più forte e più unita. Quindi una comunità ricca, come vediamo dalla festa di oggi, anche molto coesa. E la festa di oggi è in occasione di un percorso che iniziano adesso, quindi il comune viene a fianco della comunità albanese dandogli spazi qui alla sala Cubo, che è una sala aperta alla comunità e anche alla comunità albanese. Sono stati firmati i decreti di liquidazione da parte del vice commissario dell'alluvione Stefano Babini per erogare i primi ristori alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione nel cerchio dei 16 comuni dei territori dell'Anconetano e del Pesarese. Le risorse sono state trasferite ai comuni che provvederanno ad erogarle a famiglie e imprese. La somma totale dei decreti emessi è di 22,5 milioni. Come previsto dall'ordinanza, ai privati saranno destinati 5.000 euro e alle imprese 20.000, a segno di un primo e parziale ristoro dei danni subiti. Oltre a questi aiuti si stanno studiando ulteriori interventi di sostegno economico. Invece, per i comuni del Maceratese sono in corso i sopralluoghi da parte della Protezione Civile Nazionale per stabilire l'entità dei danni.
E adesso la segnalazione di un nostro telespettatore che riguarda via Gabrielli a Fano all'altezza del civico 63. Quando piove, ci ha scritto in un messaggio, lungo la strada che conduce agli ambulatori medici e all'ufficio postale, l'acqua piovana si ferma e forma delle pozzanghere, delle pozze che rimangono per giorni a causa degli avvallamenti dell'asfalto che non permettono all'acqua di scendere nella fogna. Speriamo, ha concluso il reporter, lanciando un appello a chi di competenza, che si possa migliorare il passaggio pedonale. Torniamo ora a parlare dei lavori previsti sulla strada della Contessa, che verrà chiusa in primavera provocando disagi al trasporto e anche danni economici alle attività ricettive. L'UDC ha organizzato un incontro con associazioni di categoria e amministratori pubblici, durante il quale è emersa la volontà unanime di puntare su un tracciato più a valle. Ce ne parla Stefano Polegioni. Intanto voglio ringraziare il nostro presidente UDC provinciale Marcello Mei, con il quale abbiamo concordato un incontro che abbiamo fatto a Cagli venerdì scorso insieme al coordinamento UDC di Cagli per accendere e puntare i riflettori su una strada importante e strategica per il nostro territorio provinciale, che è la Fano-Roma, e che è una strada ultimamente molto penalizzata da continui lavori di manutenzione, soprattutto nel tratto della Contessa, una galleria che è qualche anno che è all'attenzione della ristrutturazione e che mette in ginocchio in un certo senso il turismo, soprattutto adesso nell'avvicinarci dell'estate, del mare, ma non solo, il turismo di tutta la provincia, il turismo storico, culturale, dei borghi, mette in difficoltà il mondo anche dell'azienda, del commercio, delle industrie, perché è una strada importantissima. A questo incontro ci siamo voluti confrontare, hanno partecipato in maniera importante e presente le associazioni di categoria, qui che ringrazio, dalla Conf Commercio alla CNA, alla Conf Alberghi e alla Comunità Montana, c'era anche il presidente della Comunità Montana, presenti alcuni sindaci della provincia e il consigliere regionale in presenza della regione Giacomo Rossi. Abbiamo avuto un confronto importante e tutti insieme concordiamo che questo percorso, questa strada strategica, debba essere sicuramente nel tempo e nel futuro rivista con un nuovo progetto. Addirittura sappiamo che ce n'è stato uno che, della regione Umbria, che è rimasto poi fermo, diciamo, nei cassetti, ma è molto molto importante, perché questa è una rete viaria che va rivista in tutto, e anche perché sappiamo benissimo che ulteriormente, se noi non rivediamo questa strada, veniamo ancora di più penalizzati dalla strada che è stata da poco aperta e costruita, che è la Perugia-Ancona. Quindi chiaramente con difficoltà come queste, anche perché la Contessa presto verrà chiusa per i lavori per un determinato tempo, credo 7-8 mesi, e chiaramente il turismo si dirige, diciamo, verso Senigallia e verso il sud delle Marche. E su questo progetto alternativo verranno organizzati altri incontri. Cambiamo argomento. Sono stati tanti i monbaroccesi che ieri mattina hanno aderito allo screening per il controllo gratuito della glicemia effettuato da Assodiabetici a Villa Grande, nei locali della scuola d'infanzia. Coloro che si sono avvalsi di questo prezioso servizio hanno particolarmente apprezzato le doti umane e professionali dei volontari che hanno messo le proprie competenze al servizio della comunità. Da una prima analisi dei dati risulta che circa il 20% dei pazienti che si sono sottoposti allo screening ha mostrato anomalie nei valori glicemici ed è stato quindi invitato a rivolgersi al proprio medico curante per un approfondimento e per l'eventuale inizio di un percorso di cura. L'amministrazione comunale di Monbaroccio ha ringraziato in una nota tutti coloro che si sono adoperati per l'ottima riuscita dell'iniziativa. Compie 75 anni la storica spaghettata di Mondolfo. L'evento si svolgerà domenica 26 marzo in sinergia con diverse iniziative sportive. Nel centro storico di Mondolfo torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'anno, la spaghettata.
Arrivata alla sua 75esima edizione, l'evento si svolgerà nella sua formula tradizionale tra buon cibo, espositori e tanta musica. Organizzata all'epoca dalla banda cittadina di Santa Cecilia, domenica 26 marzo Piazza Borroni sarà protagonista di quel piatto che nel 1937 ad oggi ha fatto la storia e il successo del paese, grazie alla passione dei sapienti cuochi, gli spaghetti al sugo di tonno e alici alla mondolfese, tanto da essere riconosciuto come piatto tipico regionale. In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato al 2 aprile. Illustrato alla presenza del comune e degli organizzatori, il programma. Riprendiamo la spaghettata, la 75esima edizione a tutti gli effetti, senza restrizioni, quindi ci sarà l'orchestra, ci sarà tutti i dispositivi come eravamo prima della pandemia, liberi con i tavoli, tutto. Alle 4 ci sarà la banda cittadina che fa il giro del paese scortando i cuochi che cucinano gli spaghetti. Alle ore 5 cominceranno la distribuzione degli spaghetti e accompagnati dall'orchestra I Papillon, quindi si può anche ballare. Quest'anno riusciamo anche a ballare. Venite numerosi che ci divertiremo tutti insieme. Ripartiamo con gli eventi all'aria aperta, sono degli eventi che ci permettono di ripartire con la stagione primavera e estate che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, sono coinvolte diverse associazioni del territorio con tanti volontari, quindi il ringraziamento come amministrazione comunale lo rivolgiamo proprio a loro per queste iniziative che hanno un grande valore e che sono anche molto partecipate, che coinvolgono sia i piccoli che i grandi. Ma l'evento della spaghettata prenderà il via già dal mattino con due iniziative sportive. Alle ore 9 la cicloturistica e alle 10 la camminata con partenza dalla piazza. Si intitola la cicloturistica Valle dei Tufi, organizzata da Avis Mondolfo Bikers. Come si divide il percorso? La settima cicloturistica dei Tufi percorrerà tutti i sentieri, cararecce, asfalto e strade brecciate del territorio del comune di San Costanzo e Mondolfo. Sentieri fatti esclusivamente a mano in questi anni. Il percorso è diviso in tre, il lungo di 45 km con 1500 di dislivello, il medio 35 km con 1100 di dislivello e il corto 25 km con 800 di dislivello. Vi potete iscrivere sul sito online Winning Time, ci sarà il nostro link e lì si possono iscrivere tesserati e non tesserati. Invece è tutto pronto anche per la camminata. La camminata per la vita si svolge la mattina, dedicata quest'anno ai donatori, e gli facciamo un regalo regalandogli un biglietto omaggio per la camminata, quindi buono spaghetto, tutto, perché abbiamo l'obbligo di ringraziarli per tutto quello che fanno. Ci saranno due percorsi, uno lungo e uno corto, faremo anche quest'anno vista mare e poi torneremo anche nella nostra Valle dei Tufi, quindi ci abbiamo mare e monti quest'anno, quindi molto molto particolare e accogliente. Con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale, ma vi ricordo che tra pochi minuti il sindaco Seri sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Adesso le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta con il sindaco che risponderà alle vostre domande. Rimanete sintonizzati.